Ragazzi, io direi di cominciare a fare un'analisi, come piace a noi, profonda, e anche che un po' va a descrivere quello che è stato il percorso fino a quello che abbiamo visto, no? Quindi la finale che c'è stata e quella che ci sarà della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Io credo che dobbiamo cominciare da lì, perché è giusto. Cosa ci ha detto questa squadra? Anto? Guarda Lele, noi lo diciamo già da 2 anni che Italiano allena la Fiorentina. La Fiorentina, secondo me, in questi 2 anni, escludiamo il Napoli che quest'anno ha fatto un campionato stratosferico, è la squadra che gioca meglio di tutti. Non avrà grandi campioni, grandi giocatori, però lui va avanti con la sua idea. La sua idea che fa sempre questo 4-3-3, non speculativo, sempre con coraggio e va a attaccare in avanti. Erano 22 anni che non faceva una finale la Fiorentina, che non vinceva, tra virgolette, un trofeo. Io spero che la prossima partita che la Fiorentina farà, non di campionato, ma di Coppa, possa succedere qualcosa. Non faccio pronosi, perché l'ultimo pronosi che ho indovinato era al 44. E di che vince il West Ham, col sistema a posto. Sì, io non faccio pronosi, io tifo Fiorentina, incrociamo le dita, speriamo bene, però è una squadra che gioca molto bene, è una squadra che ha coraggio e poi si sta facendo un lavoro eccezionale, perché di volta in volta, di mercato in mercato, loro buttano dentro sempre un pezzo. Io spero che possa continuare con Italiano questo viaggio che la Fiorentina merita, di tornare a 10-15 anni fa, quando c'era i Battistuti, il Rui Costa, gli Edmundo, questa gente qua di alto livello. La Fiorentina, Adani, è puntualizzato. Tu sei l'amministratore. Io a lavorare dietro lì a far fatica. Eri l'amministratore delegato all'epoca, ma anche qua è l'amministratore delegato. Perché noi senza di te siamo morti, lo sai. Dopo abbiamo una riunione itinerante mentre torniamo nel cammello. Io sto nello stesso treno, a me mi dico, come nell'altra carrozza. Meno male. Vabbè, tornando al discorso di prima, speriamo che la Fiorentina possa finire la stagione in grande evidenza, che possa veramente portare a casa un qualcosa che manca da tanto. Allora, sai perché ho fatto questa domanda? Parto da questo, perché per dirla tutta, no? Si guarda sempre giustamente le vittorie e le sconfitte, mentre noi è un percorso. Ti ricordi, Camel, quando dicevamo la Fiorentina se ritroverà i gol, arriverà a giocarsi le cose importanti. Allora, ha perso a Roma la finale, ok? Finendo quella partita, perdendola, no? Qualcheduno ha cominciato a dire, no, però in certi casi, quando si gioca un calcio propositivo, bisogna però a un certo punto coprirsi, perché sai, sull'1-0, guarda caso sull'1-0, quando vai in vantaggio invece devi attaccare. Oggi a pranzo, stessa roba, mi hanno detto, ma sull'1-0... Ma anche dopo la partita, fine primo tempo, quello stai dicendo tu? No, io te lo volevo chiedere a te, perché per me sono arrivati invece, allora, per un'altra mentalità. Oggi questo qua viene da me a parlare e dice, ma cazzo, ma sull'1-0 dobbiamo stare più chiusi, no? E io dicevo, ma voi dovete essere felici, ma è quello che ho detto anche a Gio Borone e al presidente, a fine primo tempo, perché li ho visti e ho detto, dovete essere felici perché state facendo due finali, e non dovete pensare sull'1-0 di chiudervi e fare come facciamo 25 anni fa. Anche qualcuno lo fa ancora oggi, qualche allenatore lo fa anche oggi, ma non puoi farlo, perché la Fiorentina, se è arrivata in finale, cioè se fa queste due finali è perché gioca così, quindi devi continuare così. Stai facendo due finali, ma tu qui stai giocando contro l'Inter, non è che stai giocando contro una squadretta del cazzo così, stai giocando l'Inter. Bene. Quindi è duro giocare con l'Inter. Allora, poi c'è un'altra finale contro il West Ham e la Fiorentina deve giocare così, come sta facendo con l'Italiano. Come ti ha detto prima, noi già un anno e mezzo che diciamo la Fiorentina gioca un calcio spettacolare. Vero. Ok, dopo il Napoli quest'anno è la squadra che gioca il calcio più bello. Vero. Gli mancava solo i gol, no? Dicevamo. Però poi, perché quando tu giochi alla fine, Camel, se tu giochi bene e crea occasione, però poi i gol ti vengono. Arrivo, chiaro. Però poi devono venire per forza, no? È il motivo perché è arrivato a giocarsi queste finali, o no? Poi volevo aggiungere che comunque la Fiorentina, con questa maniera di giocare, poteva fare il secondo gol, perché i primi 30 minuti. E poi i gol sono arrivati da errori individuali. Per me il punto è questo. Non ha preso gol in contropiede. No, no, da errori singoli, di un singolo che ha fatto la diagonale male oppure ha sbagliato. Però il concetto, quello che vogliamo ribadire, è giusto, perché la Fiorentina poteva andare anche sul 2-0. L'Inter, abbiamo visto quante occasioni crea. Ha creato, ma non tantissimo come al solito. Quindi questa mentalità... E quando hai il pallone, quando offendi, metti in difficoltà anche l'Inter. Poi poteva anche pareggiare la Fiorentina, perché negli ultimi 15 minuti ha giocato da Dio. Però
È la strada giusta, è il percorso cazzo giusto. Cazzo, se è giusta la strada. E allora arriva una domanda, perché noi abbiamo la domanda delle nostre persone, dei nostri fan che ci seguono e fanno giustamente una domanda in merito a questo. Se italiano può allenare un grande club e fare lo stesso gioco con la stessa pressione anche, diciamo così, di un club importante, più importante, no? Che gioca per, non so, fare la Coppa dei Campioni e poter vincere dei titoli. Ti rispondo secco. Cioè, in pratica, che allenatore è italiano? Ti rispondo secco e poi andate voi. Italiano è il primo allenatore che deve prendere in considerazione il Napoli, secondo me. Questo qua nei pronostici l'avevo già detto io. Cioè, no, lo so, però adesso che è sicuro che Spalletti non allenerà il Napoli, per dire quanta stima ho in italiano, sì, che può allenare una squadra, sì, che fa la Champions League. Hai risposto? Sì. Sì. Può allenare una grandissima squadra, però in questo momento qua chi va a Napoli diventa un problema, perché devi andare lì oltre a giocare bene, devi vincere e diventa un casino. Però se può allenare una grande squadra, io invece lo prenderei in considerazione in ottica Juventus. Io ti volevo fare questa domanda. In ottica Juventus, perché molto probabilmente salterà, se non salta, in un modo o nell'altro devono farlo saltare, perché la squadra come la Juve non può giocare di merda come fa da due anni, perché è una roba... Chi è che salta? Allegri, 100% rimane. Rimane, ma è un problema loro, diventa un problema loro, perché se si continua ogni volta così, hanno avuto la scusa a Empoli e hanno perso, hanno mille alibi. L'alibi ci può stare, per quello che gli hanno fatto a loro, è stata una roba vergognosa, tutte le robe, ok, perfetto. Ma stiamo parlando da gennaio ad oggi, 3 mesi, ma l'altro anno e mezzo che ha fatto schifo, perché dobbiamo andare ad avere alibi soltanto per questi 3 mesi? Una squadra come la Juve non può... Allora, stamattina il mio amico Lele mi ha detto: quello che dopo Maifredi aveva fatto più sconfitte in questi 2 anni, lo sai chi è? Lui. Okay, quindi... 37 sconfitte, Lele. No, 29 anni, scusa. Però 17 nella stagione invece, okay, Maifredi aveva fatti 16. Quello che dici tu, siamo anche d'accordo sul gioco, no? Sul fatto che non gioca bene, siamo d'accordo. Sì. Ma rimane al 100% lo stesso. Ma allora la società deve essere chiara e dire... Ma l'ha già detto, rimane! No, più aspetta, dirlo. Una cosa è che Calvo, che fino all'altro giorno faceva direttore marketing, uno domani non è che si sveglia da fare il ristoratore e ti mette a fare direttore di banca, devi fare determinate robe. Questo faceva direttore marketing, lo metti addirittura a fare il responsabile di una delle squadre più importanti al mondo e dice Allegri rimane. Allora vai alla gente e gli dici, calvo della situazione, visto che l'ha detto lui, e gli dici: ascoltami, caro, come ti chiami te, Allegri, Luigio Pasquale, tu rimani, lo dici ai 12 milioni di tifosi e di persone, e gli dici le cose come stanno, ti prendi la responsabilità, perché la Juve, che ha la squadra più forte insieme all'Inter, non può fare queste figure qua. Allora, io sono d'accordo sul fatto che, mi sa che oggi ho letto da qualche parte, che Allegri dice... quando sono tornato sapevo di non vincere, no? Una roba del genere. Sapevo così. Di non vincere, no, andavo ad altre parti. Ecco. Lì non sono d'accordo con lui. Non sono d'accordo al 100% con lui. Sapevo di non vincere, c'era la super squadra. Così non sapevi di non vincere. Non sono d'accordo, capito? Però rimane lo stesso. Che deve giocare meglio, ma lo sappiamo tutti. Bobo, però. Però comunque, quando tu dici va via qua. No, lui rimane al 100%. Ma secondo me adesso è venuto fuori una roba che così sto vedendo, mi sto anche informando tramite persone che io conosco anche. Secondo me lui vuole rimanere, si sta sforzando a farlo capire in tutti i modi. Ma la società, la domanda è, ti faccio una domanda, Bobo, una società come la Juve può prendere in considerazione di tenerlo a casa 2 anni? Dice: ascoltami, statene a casa oppure trova un'altra sistemazione. Secondo me, per la Juve, che si può permettere tutto quello che vuole, no, può dire: ascolta, rimani a casa, perché se tu riparti l'anno prossimo con lui, dove o gli fai una squadra impressionante più di quest'anno e vanno da soli, oppure tu non hai alternative, ricominci la prossima stagione, durante la stagione lo devi mandare via, okay, e fai il disastro ancora. Ti peggio. Quello che penso io, ok? Sì. Non lo manderanno via, la società sono un po' incasinati ora dopo tutto quello che è successo, no? Sì. Hanno dato le dimissioni a un sacco di gente, quindi si stanno riorganizzando, ma rimane lui il 100% e lui deve rimanere. Perché deve andare via lui? C'è 2 anni di contratto, prende un sacco di soldi e rimane là, ma... capito? Poi se tu hai la pensi, quello che dici tu sul gioco, io sono d'accordo al 100% sul risultato. Sul risultato. Gioco, risultato e comunicazione, Bobo. Quando parla. Okay. È una roba che non si può sentire. Diciamo così, Cam, secondo me il punto, non so se siamo d'accordo, perché poi siamo d'accordo, il punto è che non c'è un motivo tecnico perché lui debba, esatto, rimanere, ma c'è un contratto.
Quindi, sì, non possono permettersi, è capito, di mandare Anto? Via. No, no, lui è forte del suo contratto. Chiaramente quello che lui dovrebbe fare, ma che io non biasimo se lui non fa, lui dovrebbe, per gesto d'amore che lui riconosce. Scordatelo, la Juve è una famiglia, ha detto. Sì. Io sono una famiglia, per il bene della famiglia. Però dato che non lo biasimo, perché probabilmente tutte le persone qui farebbero la stessa cosa, sì, di lasciare i soldi, che il vero atto d'amore e soprattutto è un atto che produrrebbe una ripartenza che lui ha dimostrato di non saper fare, non lo farà. A questo punto il vincolo contrattuale è troppo forte, probabilmente, per avere un'altra soluzione. Però la Juve, la Juve, che quando era in difficoltà si può permettere prendere Vlahovic dalla Fiorentina 80 milioni, non può più farlo. Secondo me la disponibilità che ha la Juve, se ora non va nemmeno in Champions perde un sacco di soldi. Secondo me loro hanno la disponibilità di fare tutto quello che vogliono, perché a livello economico loro sono forti, possono benissimo dire te ne stai a casa e prendi un allenatore nella ripartenza, che può essere, che ne so, De Zerbi, che lo escludiamo perché non andrebbe mai, oppure Italiano, oppure il Gasperini della situazione, un allenatore per ripartire, a meno che tu Juve vai a spendere 800 milioni di euro e vai a prendere tutti i giocatori più forti. Non ci sono più quei soldi, perfetto, Anto. Ma io non posso pensare che la Juve riparte un'altra volta dall'Eddy. Allora, te lo dico io, pensaci, perché sarà così. Lele, volevo sapere da te, di Italiano, che pensi? Allora, io penso che Italiano sia un allenatore che ha le caratteristiche che servono al calcio di oggi, non solo da un punto di vista del gioco, ma della passione, del rispetto, del trasporto che si ha verso una tifoseria calda come quella di Firenze. Quindi secondo me è stato l'allenatore giusto al momento giusto, una società che aveva bisogno di rinnovamento, doveva tirarsi fuori dai bassi fondi e doveva ripristinare quelle che sono le caratteristiche basilari di Firenze, prima ancora che della Fiorentina, che è la passione, la follia, la voglia di stupire, la voglia di vivere un sogno. E secondo me Italiano, col suo gioco, con la sua attitudine, col suo stile, ha permesso ai fiorentini di sognare ancora. Che questa è una città che ha ispirato tutti e deve potersi permettere di sognare. Quindi Italiano è riuscito a fare questo, senza ombra di dubbio. L'allenatore moderno nelle idee, nella voglia di migliorarsi, nella voglia di incidere collettivamente e, diciamo, singolarmente sui calciatori. Quindi secondo me Italiano non può precludersi nessun limite alla sua crescita professionale e deve sempre vivere per aumentare le sue ambizioni. Però io mi auguro che lo faccia qui. Certo, certo. Per esempio, io mi auguro che lo faccia qui. Io mi auguro che la Fiorentina, e lì cito l'altra squadra, secondo me, che è giusto poi andarci, da prendere da esempio, che è la Lazio, sì, possa tornare addirittura dopo quest'anno a lottare per le prime quattro. Perché il calcio ci ha dimostrato una cosa, che non conta solo avere i soldi, contano le idee. Contano le idee e il lavoro quotidiano. Perché la Lazio arriva in Champions League per questo, la Fiorentina rifà due finali per questo, l'Atalanta ha catturato l'interesse del mondo per questo, il Milan l'anno scorso e il Napoli quest'anno hanno vinto lo scudetto per questo. E le grandi potenze, anche quelle più accreditate italiane, parlo di Inter e Juventus, sono rimaste indietro perché non basta avere i soldi e i giocatori migliori, non basta. È finito il tempo, basta comprare le figurine e vincere. Non e c'è allora più. Lele, il discorso non che facevo più. Io ci sta, nel senso che Bobo dice non cambia, è un problema della Juve, ma se non cambia significa che tu rimani ancora indietro e rischi di fare un patatrack e durante la stagione ti tocca mandarlo certo via. Ma certo che c'è il rischio. Ma lo sanno pure. Ma se loro lo certo sanno, significa che tu alla base hai delle persone incompetenti, perché io non posso pensare che questo calvo, al direttore marketing, si sveglia domani mattina e dice Lele rimane, ma se Lele è il numero uno, realmente lo fai rimanere. Però se tu vai avanti con Allegri, che 2 anni ha il patrimonio della società, l'ha sventrato. Visto che lui pensava solo ai risultati e non ha vinto niente, un calcio vergognoso, allora la domanda è... La domanda, significa ti rispondo che te le vuoi tagliare per fare dispetto a tua moglie? Perché perfetto, la fortuna, e allora di Allegri, così. La fortuna di Allegri che rimane è la situazione incredibile che si è creata. Però, quello dico io, lui non gli interessa il gioco, no? E ci sta, ognuno la pensa a modo suo. Ma anche ai dirigenti gli va bene così, perché se non gli tolgono i 9-10 punti, quelli che gli hanno tolto, è seconda in classifica. Terzo. Allora gli va bene questo. Fino a due domeniche fa erano secondi. Evidentemente gli va bene questo a loro. E quindi ognuno fa il suo cammino. No, però l'unica cosa, Camel, come hai detto te, cioè gli va bene questo, ma non può essere
la cosa che va bene agli juventini d'Italia. Alla gente. Agli juventini non gli va bene. No, non lo so, io parlo solo di momento, parlo dell'allenatore e dei dirigenti. Se lo tengono, a nessun juventino va bene arrivare secondo a gennaio o andare fuori dalla Champions League a novembre. A nessun juventino, cioè a nessuna persona. Però che è nata per costruire, per vincere, come giustamente è stato detto, gli può andar bene partire ed essere già secondo a fronte di una squadra che è il Napoli, che ha ridotto di un terzo il monte ingaggi e ha dato via 5 più forti. A nessuno può andar bene questo, per onor di verità. A nessuno può andar bene di perdere soldi in Champions perché perdi 5 partite su 6. Ah, ricordo, lo scorso anno la Juve ne aveva vinte 5 su 6, il girone della Juventus lo scorso anno era 5 vittorie su 6 partite, quest'anno è 5 sconfitte su 6 partite. Ora, era difficile peggiorare la stagione dell'anno scorso, dove ha perso 12 volte, quest'anno ha perso 17. Quindi è quello il discorso. La scelta la gestisce 3-4-5 persone. Può perdere 17 partite in un anno di Juventus. Capito? La scelta io non la discuto, però il rispetto per la gente, quello lo discuto. Però tu dici, perché la gente è questa qua, Ragazzi, la gente è questa qua. Oggi siamo a Firenze, ma se tu parli per il popolo juventino in giro per l'Italia viene ad ascoltare, Lele, ma se tu dici decidono 3, 4, 5 persone, a livello tecnico di dirigenti, oggi non c'è nessuno. Secondo me deciderà una sola persona, Elkan, ad oggi, a meno che arriva il giunto lì della situazione. Tanto c'ha mille cazzi, ma Bobo, oggi a livello tecnico chi può decidere? Non posso pensare che decide questo calcio. Si arrangeranno loro. Esatto, però siccome siamo qua e la realtà dice, o loro trovano l'accordo con De Laurentiis che si portano via Giuntoli, di quello che si dice, e se arriva Giuntoli, te lo posso anche mettere per iscritto, Bobo, se arriva Giuntoli, il primo che manda via è proprio l'allenatore. Non lo mandano via, Anto? No, sai perché, Bobo? Grazie, Silvio, Lele. Silvio, ho macchiato caldo, lo grazie. Lo sai perché, Bobo? Perché da un po' di giorni in televisione sta venendo fuori che qualcuno gli mantiene il gioco ad Allegri, dove dice questo qualcuno... Un paio di giorni, di mesi, di anni pure, dove queste persone qua dicono no, ma Allegri non ha messo il veto, ma no, Allegri no. Giuntoli la prima cosa che fa appena arriva, da persona intelligente di calcio che sa, gli dice ad Allegri, vai, perché secondo me ha già parlato con la proprietà, gli ha detto se io arrivo mi fai 5 anni di contratto, da quello che si sa, e l'allenatore lo scelgo io, i giocatori li scelgo io, altrimenti non vengo, giustamente. Per quello lui sta mettendo in giro delle voci tramite i suoi amici servi, come dice il mio amico Lele, è la verità. Cosa succede? Che lui è arrivato a un certo punto, dice no, a me no, non c'è problema, io non metto in veta nessuno. Se arriva il prossimo direttore sportivo, giunto della situazione, il primo che va via, Allegri, è finito, non c'è alternative. Ma vedremo, ma giustamente, non perché può stare antipatico o meno, ma giustamente deve andare via, perché visto che lui stesso parla di trofei e di risultati, lui in questi due anni non ha avuto risultati e non ha vinto trofei, l'ha detto lui, noi andiamo dietro le sue parole. Questo è l'inizio di il 22 luglio di quest'anno. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto. Pogba, Di Maria, straordinari, contento per Bremer, l'ha detto lui. Sì. A luglio, no, come io, l'anno scorso. Ma io non sono mica dicendo, ma noi qua non siamo mica, come dici tu? Sul livello di gioco noi siamo tutti d'accordo al 100%, perché l'Juventus quante partite ha perso? Quest'anno 17. Ma la Juventus, ora, perché poi noi dopo andiamo sull'Inter, che ne ha persi 12? Sì, in campionato sì. Okay. Assolutamente. Ma l'Inter, ma la Juve può perdere 17 partite? Non può perderle, secondo me, non può perderle. Come quando poi parleremo dell'Inter, stessa roba di 12 partite di campionato. Non può perdere. Ma di Maifredi nel 91 54 partite perdendone 16. Lui ne ha fatti 55 di partite, ne ha perse 17. Il vecchio Maifer è mio amico. Eh sì, lo so, Bobo. Lui l'ha battuto. E lui l'ha battuto. Non ha più su lui. Okay, grande mistero. Visto però che lui parla di risultati e di trofei, ha fatto schifo con i risultati e non ha vinto una minchia. E significa che sì. La Juve deve prendere e mandarlo via. Fine, allora, non c'ho tanta alternativa. Allora, a questo punto, Nick, puoi prendere il microfono e fare un giro e sentire il parere sulla stagione della Juve e su cosa farebbero i nostri amici se fossero nei panni della società e dell'allenatore. Bisogna vedere se sono... Chi mi vuole fare? Qualcuno è juventino. Posso? Ma ci sono dei juventini a Firenze. Juventus. E che ne so, sarà qualche juventino? Magari qualcuno dovrebbe dire qualcosa. Non so, qualcuno. Vai, lui è sulla Juve, è della Juve. Vai. No, io volevo dare un dato. Sì. In questi due anni, 100 partite, 100 formazioni diverse. Guarda i nostri amici come sono attenti. Stai dando ragione a quello. La ragione si dà ai fessi, però non è che noi siamo fessi. Tu giustamente hai notato una.
tu sei una merda, sei. Giustamente hai detto quello. Oltre a cambiare 100 squadre diverse, il problema è che se tu cambi una roba o l'altra, almeno hai un'idea, arrivi a un qualcosa. Ha cambiato sempre, ha avuto mille alibi che non ci sono, 3 mesi che gli stanno creando un po' di problemi, lì è un'altra roba che hanno fatto una merdata, quella è un'altra roba. Però la realtà dei fatti è che lui continua a dire che vuol ripartire lui, non può partire perché ha mille difficoltà. Ormai il suo calcio è fermo a 10 anni fa, dove tutti i campioni fanno vincere le partite. Se campioni di alto livello gli devi dare un gioco, questi ragazzi qua non glieli dai, è giusto che il tempo tuo è andato, devi andare via. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Grazie. Yeah, forse vai. Non trovi il tuo mestiere. Che confusione. Guarda lì, guarda, siamo, ci sei inquadrato, eh. Ah, guarda che roba, Nick. Oh, Nick, eh? Alto livello. Come ti chiami? Come ti Salvatore. Il nostro staff, facciamo i complimenti al nostro staff che crea grande. Grazie, bravi, ciao ragazzi, grazie. Complimenti. Salvatore, vai. Volevo chiedervi, viste le imminenti partenze di Rabiot, Di Maria e Paredes, su chi dovrebbe puntare la Juve come giocatore al centro del progetto per la prossima stagione? Di quelli che già stanno? Vai. O anche qualcuno? Io partirei da questi 3 giocatori senza l'allenatore. Perché è follia. Io partirei da quello. Rabiot ha fatto 10 gol, la miglior stagione della sua vita. Di Maria non si discute, è un fenomeno. Ma lascia stare. No, quello è poco rispetto. La gente paga il biglietto e può fare quello che gli pare piace. Però ovviamente dal loro nervosismo, da qualcuno che rompe i coglioni a Di Maria, che qualche servo continua a rompere i coglioni a Di Maria, cosa fa la gente? Ovviamente noi abbiamo giocato a calcio, Di Maria non si discute, è un fenomeno. È andata alla Juve, grazie al suo allenatore, sta facendo queste partite. Ma le figure di merda fa l'allenatore, non Di Maria. Io ripartirei Paredes, Di Maria e Rabiot, senza allenatore. Perché se tu metti Italiano, l'allenatore della Fiorentina, qua, fa 25 gol a stagione Vlahovic. Da quando è arrivato alla Fiorentina? Alla Fiorentina 4 mesi 17 gol. Ha fatto 17 gol in un anno e mezzo con Allegri. L'ha dimezzato il patrimonio suo e di mille altri giocatori. Un motivo ci sarà. C'è un nome che si fa in mezzo al campo, che secondo me è un giocatore forte, però il punto rimane quello che ha detto lui, eh? Perché giocatori forti è l'ultimo problema della Juve, li ha sempre avuti. Non cambia, la Juve ha sempre giocatori forti. Se arrivasse anche Verratti, come si parla, però Verratti parla un linguaggio che se non lo ascolti dopo si perde anche lui, anzi l'hanno criticato al Parigi e lì ne aveva un po' di giocatori forti, quindi per una palla in uscita. Allora io dico occhio, perché per avere certe idee, certi campioni, io dico sempre devi meritarteli.